Inizia un nuovo percorso per l'ex centrocampista del Pescara, Alessandro Bruno. Nella giornata di ieri, infatti, dopo le dimissioni di Tiziano De Patre, Bruno ha accettato il ruolo di primo allenatore dei rossoblù. I brutti episodi di domenica e le sanzioni disciplinari comminate a De Patre e alla stessa società hanno spinto la dirigenza verso una soluzione interna, con l'intento di dare immediatamente una svolta ad un campionato davvero in salita. Mister Bruno, è una novità, insomma, chiamarla così, però il notaresco ha bisogno di lei adesso. Eh sì, questo è un momento particolare per questa società, non mi sentivo di lasciarla da sola. Mi ha chiesto il mio aiuto e io ho accettato molto volentieri. Un momento difficile, ma c'è ancora un po' di tempo per tirarci fuori da questa situazione. Ci sono ancora 11 partite, cercheremo di lavorare al meglio e di prenderci il massimo da queste partite. Quello di oggi dovrebbe essere il secondo allenamento. Le prime cose che ha detto ai suoi ragazzi, anche se ovviamente vive lo spogliatoio da questa estate, quali sono stati i primi messaggi da inviare ai più giovani soprattutto? No, gli ho chiesto di lottare fino alla fine perché, ripeto, c'è ancora un po' di tempo e di seguirmi, ma loro già lo facevano prima, anche quando giocavo, quindi sono fiducioso perché sicuramente riusciremo a fare qualcosa di positivo in queste partite. Sull'ipotesi doppio ruolo, e cioè giocatore in campo e allenatore in panca, Alessandro Bruno, già dall'inizio, è molto chiaro. E per rispetto non mi sembrava giusto fare, diciamo, questo doppio ruolo. Ho deciso di abbandonare definitivamente, anche in virtù del fatto che ho un problema alla schiena e quindi me lo dovrò portare per un po' di tempo e quindi mi dedicherò a 24 ore al giorno su questa nuova figura.